Devi guardare la telecamera, perché se tu guardi qua in mezzo per guardare se sei bella, è tutto strano No, dopo, guardavo in alto perché sembri devi smettere di allucinata. Ti sgridarmi. sgrido perché dici le cavolate. Ciao ragazzi, bentornati in questo video, un video tecnico, tecnico teorico, ma tecnico pratico, perché nell'ultima parte del video andremo a vedere la panca sfruttando la nostra velina, che oltre a essere brutta come un uomo, è anche comunque un tecnico. Sono anche forte come un uomo, però. Di cosa sei te? Sei un te? Perché la gente non lo sa. Sono tecnico FPL. Brava, quindi tu te ne intendi di alzate. Bene, l'argomento di oggi è la panca, perché è uno degli argomenti più, vabbè, a parte i grandi dibattiti che esistono, ma più confusi proprio, che rende le persone perse. Perché una delle più grandi confusioni, che vediamo appunto anche nei commenti dei video, qual è? È quella che esista la panca da bodybuilding e che esista la panca da powerlifting, no? Infatti si azzannano tutti, quell'arco là non serve a niente, lo stai facendo male, no, ma io lo faccio da bodybuilding, quindi per il bodybuilding no. La panca è una e una Sì, soltanto. poi non ci esprimiamo neanche su ripetizioni. Una non serve a Ah, niente, no, 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 due ok, no, quello tantomeno. non Quello lo c'entra, lasciamo lasciamo stare, stare, che parliamo proprio anche della lì. panca, dell'esercizio, ok? Proprio che tra l'altro la panca è un qualcosa di veramente È nobile, di nobile. eccellente. È una delle tre alzate dette Fondamentali. fondamentali, nella quale si gareggia anche nel powerlifting, ma questo è un altro discorso. Non faremo le due differenze, parleremo della vera panca e come va eseguita, ok? Perché ha delle. Cioè proprio è una cosa studiata, per esempio lo stacco, perché adesso voglio fare un altro esempio, lo stacco, non è che c'è lo stacco da bodybuilding e lo stacco da powerlifting, o lo squat da bodybuilding o lo squat da Esatto, powerlifting, esistono le varianti. esiste lo stacco da terra in tutte, poi declinato in tutte le sue varianti. Come lo squat, front squat, back squat, barra alta, barra bassa, high bar, low bar, overhead, però lo squat è lo squat, è un movimento, lo stacco è un movimento, la panca è un movimento, perfetto. Molto preparato. Preparatissimo. Allora, veniamo subito al dunque. I paletti che vanno messi, i più grandi errori quali sono? Sono quelli che, partiamo da chi dice che la panca da bodybuilding non deve avere l'arco. In realtà l'arco è una cosa che non va, non, cioè, non ci interessa, l'arco non esiste, ok? Quello che esiste è la giusta conformazione della colonna vertebrale e i punti cardini che devono essere settati, fissi, solidi, per evitare di farsi male alla schiena. Dopo che questi, ok, punti e questo set vada a creare un arco più o meno accentuato, perché se io sono un omone panciuto ovviamente non si vedrà, se ho un fisico molto fine nella parte dell'addome e del lombare verrà più accentuato, quindi si vedrà di più. Ma l'arco è una conseguenza del set corretto. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che per eseguire una panca sicura, sicura vuol dire per rischiare di non farsi. Nel mio Bravissima, ti sei fortunato. appoggiata Sì, mi so. No, pianissimo. perché mi ha. Dillo che mi hai. Perché lei arriva, batte qua con l'orologio, fa rumore, sconquassa Io tutto. sono Irruente, focosa. focosa. I punti set per evitare di farsi male, perché la vera panca, quella che vogliamo spiegarvi, a prescindere dal fatto che voi la vogliate fare per stimolare la forza o per allenare il pettorale nella routine di bodybuilding con le 10 reps o per allenare i massimali 3, 2, 1, ok, per le singole, quello è un altro discorso. Il set corretto vi eviterà di farvi male, ok? Esatto. Ma c'è un'altra cosa da dire. Un set corretto vi aiuterà a migliorare la prestazione, la performance. Perché quanti ragazzi senti dire, oh, stacco, vado forte, lo scuoto, vado forte, nella panca non riesco. Sono fermo da una vita, a quei 90 kg non riesco ad arrivare. Non è che questo magari ragazzo non sia forte, non la sa fare. Non la sa fare nel senso buono, perché non ha magari quella formazione, o il trainer di sala non sa come si esegue una panca corretta, quindi va a perdere tutti quei punti di forza che lo aiuterebbero nell'alzata finale. Perché la panca non è fatta per il petto. Una buona panca fatta bene coinvolge tutto il corpo, per questo viene detto fondamentale, no? Tanti si confondono su questa cosa qua, esistono i tre fondamentali, ma vengono chiamati così perché vanno a coinvolgere tutto il corpo, la catena cinetica completa. Squat, qu quante volte non sentite la schiena massacrata con uno squat pesante? Quante volte non sentite le gambe bruciare con uno stacco pesante? La panca, idem, fa parte dei tre fondamentali. Il fatto che siate Esatto. sdraiati non vuol dire che non dobbiate coinvolgere il resto dei muscoli, perché? Arrivo al E dunque dopo. anche, scusa, posso interrompere? È anche il fatto, è anche per questo che quando voi dite con cosa posso sostituire lo stacco o con cosa posso sostituire lo squat o con cosa posso sostituire la panca, non è che ci sia
No, non esatto. Ci sono esercizi equivalenti che... No, è quello, è quello. Esistono le varianti. Posso diversificare la mia routine di allenamento? Sì. Posso sostituire lo squat con qualcosa? No, puoi fare qualcos'altro per le gambe, ma lo squat non può essere sostituito. Non possiamo allenare quel movimento, quella catena cinetica, quella forza esplosiva nel movimento della spinta, dell'alzata, della tirata, con esercizi differenti. No, quello devi fare, stop, basta, non c'è tanto da dire. Torno al punto... Sì, non ti interromperò mai più. No, perché hai detto delle cose interessantissime. Torno al punto del perché dobbiamo coinvolgere tutto il corpo per avere un'alzata forte quando stiamo in panca. Provate a pensare, se io sono sdraiato in una panca, dopo lo vedremo con l'elvolo, se io sono sdraiato su una panca e ho una schiena debole, un trapezio che non è duro, la gamba la escludo, perché voglio, perché io dico la faccio da bodybuilding, escludo gambe, addome, lombare, schiena debole, spingo solo e mi concentro solo su petto, cosa succede? Succede che se non ho la schiena forte, che se non ho la gamba piantata che mi spinge, il culo serrato grazie ai lombari che me lo bloccano, succede che sarà un'alzata labile, che è la cosa più pericolosa che esista, perché se la spinta è labile va a ledere l'articolazione spalla. Esatto. L'amore. Non vi potete stendere come quando vi stendete sul lettino al mare, vi dovete un attimino riattivare tutto, dovete... Duri si dice. Perché diventa pericoloso, lasciamo stare il discorso, ma io lo faccio per sentire il petto, attenzione, perché questa diventa un'arma a doppio taglio, perché io dico, lo faccio così volontariamente per allenare solo il petto e escludere il resto, ma questo diventa pericoloso, perché io per andare a sentire un po' di più il petto, mi gioco una carta pericolosissima che potrebbe essere l'infortunio. Metti che per avere quel feed del 20% in più sul petto, ok, che non ha senso in una seduta di allenamento di un'ora, un'ora e mezza, due, quello che è, non ha senso andare a rischiare così tanto per dopo magari, perché l'ho fatta in maniera scorretta, me ne sto fermo 2 mesi. Perché mi sono fatto male alla spalla e se ho male all'articolazione e alla spalla non faccio più le spinte, le croci, non faccio e mi gioco i successivi allenamenti che verranno. Quindi diventa un'arma a doppio taglio, attenzione, facciamolo in maniera corretta. Come possiamo stimolare il pettorale in una maniera devastante usando un set corretto? Aumentando i carichi. Tanti si adagiano, lo fanno con un carico che non è quello adeguato, potrebbero spingere di più, allora lì sì che si entra in maniera prepotente nel pettorale, perché schiena dura piantata, gambe che spingono, tutto attivato, però se il carico è prepotente mi va a chiamare il pettorale, giusto? Brava principessina. È sempre il solito motivo che dobbiamo dare un motivo ai muscoli per crescere. Bravissima, ok. Quali sono questi punti che ci permettono di eseguire una panca in maniera corretta? Guardate, è facile, dopo lo vediamo comunque di là. La testa completamente appoggiata sulla panca, spalle appoggiate, dopo arriviamo alle spalle, culo piantato, sempre sulla panca, quindi testa, spalle, culo piantate sulla nostra panca piana, piedi ben serrati, ben in spinta a terra, non con le gambe per aria, assolutamente no. Se noi, tanto io ho visto, sollevano un po' la gamba, quindi no, perdono, ok, la spinta nel terreno, cosa succede? Succede che io alzo le gambe e il mio bacino ruota in avanti, la mia colonna vertebrale si appiattisce, ok? Quindi andate a creare quell'effetto che vi piace tanto, no? Di schiena piatta, esatto, sul spalmate bene sulla panca, ma provate a pensare, perché il denuncio vi fa ragionare. Com'è fatta la vostra colonna vertebrale? La vostra colonna vertebrale è sinuosa, ok? Tutta fatta così, no? Nella parte bassa non c'è quella curva, ok? Perché noi dobbiamo andare a remare contro la nostra conformazione, ok? La nostra struttura ossea e andare a perdere quella curva volontariamente. È assurdo. Nello squat voi non vi metterete mai a ingobbirvi tutti per annientare quella curva. Esatto. La tenete salda, solida. Nello stacco uguale. Lo sapete che non dovete perdere la curva lombare? Perché dobbiamo andarla a perdere nella panca piana? Cioè è follia, avete capito perché? Io cerco di portarvi proprio un pensiero ben formato e farvi ragionare, perché se vi dico la panca piana si fa così, con il punto appoggiato, andate a fanculo. Uno magari dice sì, grazie, tu dici la tua, lui dice la sua. No, ragionate sulla vostra forma, ok? Quando abbiamo mantenuto le curve fisiologiche della schiena, non corriamo pericoli. Crea comunque un arco naturale. Adesso non parliamo di archi magari un po' più estremi. Estremi, la sì che si differenzia PL da bodybuilding, per carità.
ma la panca è la panca. Esatto. Arriviamo alle spalle, punto più, diciamo, sollecitato, punto più debole, se la facciamo in maniera scorretta, perché se la facciamo correttamente, il problema non c'è, che sono le scapole addotte, ok? Cosa succede avvicinando le scapole tra di loro? Vedete? La mia spalla, dopo la vediamo di là, la mia spalla va indietro, vuol dire che va fuori dai coglioni, rimane il pettorale, ok? E questo, se ci fate caso, quando vi sdraiate in panca, avvicinate le scapole, orca, cosa succede? Automaticamente si va a formare quell'arco, ma non è una cosa forzata, è la vostra forma, ok? E cosa succede, che lo vediamo di là, che il carico non viene a caricare sulla colonna vertebrale, che tanti dicono vertebre che partono, no, non vi è alcuna compressione vertebrale se manteniamo il set corretto, perché la schiena ha la sua forma naturale. Altresì invece vi è una compressione vertebrale qualora andassimo a ricercare una schiena piatta, perché andiamo a forzare una forma che non è nostra. È come voler fare la panca con le braccia al contrario, non è la nostra forma, andiamo a fare qualcosa di non corretto. Quindi la cosa più pericolosa che vedo in internet quando commentano, o anche altri youtuber dicono, la panca per il bodybuilding si fa così, quella diventa disinformazione. La disinformazione è pericolosa, ok? Cosa succede? Succede che magari quando uno youtuber, oppure quando qualcuno è un po' più attempato, diciamo dei 37, 38, 40 anni in su, è ancora molto legato alle vecchie tappe, perché una volta, ti ricordi, il bodybuilding era così. Una volta si faceva di tutto, anche si facevano anche le torsioni. Sì, è vero, esatto. Giusto, perché il buon vecchio Arnold le faceva e quindi... Esatto, assolutamente. Ma cosa succede? Succede che se andiamo, diciamo, a radicalizzare quel pensiero che avevamo in passato e non cerchiamo, ok, di evolvere il nostro pensiero, la nostra tecnica di allenamento e seguire quella che è la scienza e la medicina, rimaniamo dei caproni, e però questo va a creare veramente un danno alle persone che ci seguono. Quindi quando io dico quando faccio vedere i miei allenamenti, io dico, guardate che ci si può allenare anche un po' di più, una seduta in più, anche 4-5 volte non succede, un'ora o un'ora e mezza potete farlo. Quello può essere, diciamo, opinabile, no? Dici, certo Danny, ho provato ma mi trovo meglio con due, perfetto. Io non dico mai questa è la soluzione, ma quando si parla di panca piana non c'è alternativa, non è opinabile la posizione, il set corretto nella panca piana. La cosa più pericolosa che potete fare in panca piana, ancora più pericolosa di non addurre le scapole e di spingere in avanti con le spalle, che quindi va a caricare tutto sull'articolazione, è quella manovra da pazzi, che è quella di spingere con le gambe, alzare completamente il culo e andare in spinta. Lì sì che si va a perdere completamente la curva lombare, si va a perdere la schiena. E lì c'è una vera e propria compressione vertebrale, perché il peso non viene più scaricato perpendicolare al terreno nel nostro pettorale, quindi siamo in set sicuro, posso avere l'arco anche di Robin Hood, ma non succede niente, il peso viene scaricato qua, dopo lo vediamo, ma lì in quel caso quando alzo il culo e creo quell'arco però tra spalla e piede, lì c'è la compressione vertebrale, perché il carico viene scaricato a terra. Viene compressa la colonna vertebrale, quella è dannosa, una delle cose più pericolose che si possa fare quando si fa una panca piana. Ma stoppiamo il video e andiamo direttamente in palestra. Sì, 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 ma guarda, è già lungo il video. Vai. Adesso siamo in palestra, guarda. Perfetto, eccoci qua. Allora, come vedete, siamo in sala pesi e la nostra Cieri ci farà vedere una posizione e un set corretto. Allora, guardate. Va bene, dai, oggi va così, dai, sereni. Perdonate l'abbigliamento. Allora guardate, si sdraia, cerco di stare, di non riprendere la patata perché quel jeans lì fa vedere tutto, quindi mettiamoci così. Vedete cosa fa? Piede piantato, culo, spalle serrate, testa appoggiata. Lei va ad addurre le scapole, le avvicina tra loro, scende, spinta, scende, spinta. Il piede aiuta a spingere, attiva il leg drive e mantiene una schiena solida che gli permette di fare la panca. Perfetto, perfetto, vedete? Allora, il carico andava così, andava a scaricare sul pettorale, non andava a battere sulla colonna vertebrale, ok? Dai!
Ecco che, come avete visto, la panca piana ha un set preciso, dei parametri da seguire, e questi non hanno nulla a che vedere con il bodybuilding, con il powerlifting, perché panca piana è panca piana, stacco da terra è stacco da terra, ok? Ricordiamoci sempre di seguire quei punti cardine, quei principi che ci permettono di non andarci a fare del male e a migliorare performance. La performance è semplice. Perfetto, questo video è stato lunghissimo, spero di non avervi annoiato, spero di aver svegliato qualcuno, perché con sta storia della schiena piatta, della spinta di staccare il culo, di andare a cavolo e fare delle diversificazioni tra la panca da bodybuilding e la panca da powerlifting è una cosa ridicola, nel 2018 è vergognoso, questa è disinformazione, ok? Io grazie alla disinformazione che mi sono fatta male in panca tanti anni fa, esatto. La panca la facevo. Quindi diffidate da chi dice allarga bene i gomiti, che va sul petto, spingi di... cioè, no! Schiena piatta, mi schiena raccomando. No, quelle sono improperi, quelle sono bugie vergognose che fanno del male alla gente ed è disinformazione, ok? State attenti, andate anche a leggere gli articoli, queste non sono cose inventate, ok? Sono articoli, queste sono cose reali, vere, questa è la vita vera. La fantasia la lasciamo a qualcun altro. Diglielo. Perfetto ragazzi, se questo video vi è piaciuto dite bellissimo, e se avete altre domande, altre curiosità, potremmo portare anche un video dedicato allo stacco, un video dedicato allo squat, ok? Grazie per essere stati con noi, tipo in TV.